È arrivato il momento di svapare. Svapoweb. Allora, io non l'ho letto sul Caudino questa cosa, mi è stato riferito da qualche minuto, ma questa è già la seconda volta che il consigliere Falzarano fa questa accusa. Già ha detto sul Sanno domenica che ha usato i palchi dei festeggiamenti in onore di Santissima Maria Addolorata per fare campagna elettorale. Io dico al Falzarano che non devo fare più campagna elettorale, non posso essere più il sindaco di questa città di Airola perché la legge me lo impone, quindi io ho fatto il sindaco, ho rappresentato la nostra città, anche la sua città, quindi ho fatto il ruolo istituzionale, non ho parlato di politica. Uno, ho ringraziato gli italoamericani che stavano qua e quindi che hanno dato anche la possibilità che questa festa avesse avuto quello che ha avuto, quello che si meritava la Madonna, quindi la festa del centenario, e l'altro, ho ringraziato il cardinale Sepe per la presenza nella nostra comunità, visto che erano 50 anni che non arrivava più un cardinale nella nostra città. Ieri sera i fuochi d'artificio, insomma, è stata scelta quella zona perché lontano dai monti abbiamo avuto la possibilità di pulire tutta quanta il terreno, quindi togliere tutte le erbacce e avere una sicurezza. Poi la Madonna ci ha dato anche la possibilità che la mattina ha fatto la pioggia, e quindi è ancora meglio, quindi per un fatto di sicurezza, lontano dalle case, lontano dal fuoco. E poi si è trovato, insomma, anche che ci sta la struttura del vice sindaco, la struttura ufficio capannone, non casa o abitazione come lui l'ha descritto. Ma se vogliono dire, se sparavamo sul Monticello mi trovavo probabilmente io, perché abito sotto al Monticello, se sparavamo sopra l'Addolorata si trovava probabilmente la dottoressa Capone, oppure si trovava lui. Allora voglio dire, se questo è politica, io dico Falzarano, guarda avanti e fai crescere il paese con le cose serie, no? con le biciotterie del giorno, insomma.